Il fallimento della Gesema, la municipalizzata del comune di Mercato San Severino, appare ormai un dato acquisito. I libri contabili sono in tribunale e entro la fine di gennaio dovrebbe arrivare la sentenza. A restare sulla graticola i lavoratori però non ci stanno e ai commissari che reggono Palazzo Vanvitelliano chiedono certezze sul loro futuro e sul pagamento delle spettanze arretrate. Cosa sono gli stipendi arretrati, che noi vantiamo gli stipendi da settembre ad oggi, e seconda cosa è l'impegno che si devono assumere i commissari per quanto riguarda il prosieguo di questa società, per quanto riguarda i dipendenti, trovando anche una soluzione su un tavolo tecnico per far sì che vengano salvaguardati i diritti di parecchie di loro che non hanno i requisiti né per gli imprevenzionamenti e né per... Praticamente si troveranno in mezzo alla strada 37 famiglie. È arrivata a un certo punto la soluzione per una metà, l'hanno trovata, che è per quanto riguarda il contratto della Federambiente, perché noi, la nostra società, è vera che è una, però ha due contratti differenti, uno dall'altro. Uno come Federambiente, che si occupa del settore della spazzatura, e uno che si occupa di manutenzione in genere di tutti i territori. Per noi una soluzione ad oggi non si intravede e allora abbiamo ritenuto opportuno di fare questa manifestazione, perché dopo tanti rinvii, programmate le riunioni sindacali, la rinviano una volta, la rinviano due, e praticamente siamo arrivati al punto di dire non dobbiamo aspettare il 27, ma dobbiamo incominciare l'intervento delle iniziative. Noi commissari chiediamo praticamente che si apra un tavolo istituzionale di trattative dove loro si devono prendere l'impegno per il futuro di questi lavoratori. Chiediamo prima cosa che ci vengano retribuite le mensilità arretrate, che sono 5 mesi, ripeto di nuovo, più l'impegno, aprire un tavolo di trattative dove praticamente bisogna vedere chi si può accompagnare in pensione, chi può andare in pensione e la rimanenza che cosa devono fare.